Allora, oggi vediamo come installare Sony CineScope. Andiamo su internet, scriviamo Sony CineScope, attendiamo che si apra Google, che ci dia i risultati e clicchiamo su Sony CineScope. Ecco qua, andiamo su download e lo scarichiamo. Una volta che è scaricato lo andiamo a installare, lo cerchiamo nella cartella. Ora io faccio così, mostro la cartella. Ora adesso non è completamente scaricato, quindi non posso cliccare. Una volta che si è scaricato ci clicchiamo sopra e lo andiamo a installare. Una volta che si è installato abbiamo il programma, che è questo qua, CineScope 1.0, e questa è l'interfaccia del programma. Come vedete il programma menu non ha menu in italiano. Possiamo andiamo ad aprire un file, quello che vogliamo, quindi sopra questo. Eccolo qua. Cosa fa? Questo non so perché mi è andato qua. Come deve andare qua? Ok. Lascio stare. Ecco qua. Clicchiamo. Cosa fa? Questo file lo possiamo anche portare giù. Non so che cosa faccio. C'è una music. Prendiamo un attimo in testa. Cosa che ci piace, per prova la tempesta, lasciamo questo qua, 100%, e clicchiamo su, ci genera il nostro file, eccolo qua. Ora andiamo a scoprire. Questo è il file suo originale, questa è la musica. Poi, se lo vogliamo salvare, dobbiamo fare render come finale, ma lo possiamo anche MP3, abbiamo varie forme di Sony, anche qua, Sony, Sony, attendi a vedere il pezzino, si mette un po' perché ci sono, attendiamo che il programma finisce, ma rende l'infezione, lo voglio fare più piccolo, fatto in lunghetto, comunque abbastanza veloce. Ecco qua, e adesso faccio, vediamo se è faccio direttamente open, oppure andiamo noi lì. Che abbiamo ottenuto. Un attimo, il computer non va bene.
quindi che c'è un po' lento, proprio quello che mi sta. Con questo insolito, alla prossima.